Allora, abbiamo visto Felice Melchionna, ditti di questo Gaeta Calcio che continua ad andare bene anche se in Coppa c'è stato qualche problema. Parliamo prima di tutto della partita di domenica, mi sembra che comunque arriva la prima sconfitta per il Gaeta, ma chiaramente è un caso isolato, credo, no? Sì, una partita sicuramente non meritavamo di perdere, però purtroppo nel calcio ci sono situazioni del genere che non si deve fare un dramma, ma si deve ripartire per come abbiamo fatto già mercoledì in Coppa, cercando la serenità, la tranquillità e non, ripeto, farsi prendere da nessun tipo di ansia, ma anzi è un incidente di percorso che già mercoledì abbiamo superato brillantemente, perché abbiamo pareggiato una partita in un campo difficile, perché l'Airone, ripeto, è una buona squadra, mi ha fatto una buona impressione e ritengo questo 1-1 di mercoledì ci darà la possibilità sicuramente di rigiocare poi il 29 a Ricinello con un 51% di possibilità di passaggio del turno. Quindi, ripeto, Pontini è stato un incidente di percorso, non mi davamo di perdere, abbiamo perso gli ultimi 3 minuti, però già ci siamo rituffati a mercoledì in Coppa Italia, adesso domenica con l'Enola cercando di mettere subito 3 punti in cascina, che se no poi diventa difficile e ci allontaneremo parecchio dalle prime posizioni. Anche perché comunque è vero pure chiaramente che ci può stare un discorso legato alla concentrazione di una squadra che comunque in queste settimane è stata molto esaltata, quindi può succedere che comunque la squadra ritiene si deconcentra un pochino, no? No, questi errori i ragazzi non l'hanno fatto, erano abbastanza attenti, abbastanza concentrati, non vogliamo cercare alibi, ripeto, più che demerito da parte nostra devo dire che c'è una bravura da parte della squadra avversaria, dove è stata brava a mettere la partita su un piano diverso che è quello di grande determinazione, di grande cattiveria calcistica, e forse i ragazzi in questo sono stati sorpresi, però nello stesso tempo abbiamo sprecato molte situazioni di palle gol e loro, non tirando quasi mai in porta, sono riusciti a fare questo golletto su un fallo laterale, e là c'è stata forse una doppia sfortuna, perché prima Popolla e poi Ciotola sono scivolati in un campo non idoneo per fare determinate partite, però sono scivolati, era molto sabbioso e questo incidente di entrambi ha scaturito il gol di Ialongo, però ripeto, bravi loro, ma non è merito da parte dei ragazzi nostri, perché sono stati molto attenti e concentrati. Abbiamo sprecato forse l'unico demerito che possiamo dare col Pontino è stato quello di non aver concretizzato la mole di gioco che abbiamo prodotto. Ecco, appunto, anche nella partita di Coppa mi sembra di aver capito che la squadra comunque ha avuto una gran mole di gioco, però è andata in vantaggio la squadra di casa dopo che Gaeta si era mangiato un bel po' di gol, insomma, no? Ma purtroppo questi momenti nel calcio ormai siamo navigati e possono succedere. E anche mercoledì, prima di andare sotto, avevo avuto almeno 3 palle gol nitide contro una di loro, poi loro sono riusciti a sfruttare un'occasione, a metterla dentro, è ovvio che poi loro hanno avuto anche l'occasione di raddoppiare, lì siamo stati forse un po' fortunati, però devo dire che dopo il pareggio abbiamo avuto quasi sempre il pallino del gioco, anche nel primo tempo, molto di più forse nel secondo, perché dopo il pareggio di Amsterdam dopo 3 minuti ci ha dato ancora più coraggio, più voglia di fare. E siamo riusciti a portare a casa, ripeto, un risultato positivo, anche se negli ultimi 10 minuti, visto che era dentro c'erano dei ragazzi che non avevano mai fatto 90 minuti, hanno accusato sicuramente la stanchezza e abbiamo sofferto un pochettino, però alla fine, ripeto, un pareggio giusto che ci proietta alla gara di ritorno carichi per superare il turno. Domenica arriva la Procalcio Lenna, che è formazione che ha impostato il suo campionato per fare un buon campionato, niente di più, e alterna partite importanti fuori casa a partite meno importanti anche in casa. Quindi come si prospetta questa gara per Gaeta? Difficile, perché innanzitutto noi non ci possiamo permettere di sbagliare la partita assolutamente, perché ripeto, poi la distanza dalle prime posizioni diventa difficile, diventa tanta. E quindi è poi difficile, perché il ruolino, come dice lei, sono d'accordo, del Monte Giovanni Campano è un ruolino altalenante,
però nel rullino altalenante abbiamo notato che ha fatto risultati importanti, come la vittoria a Monte San Giovanni Campano fuori casa, come la vittoria in casa con la Mistral, che ripetiamo, anche se in questo momento la Mistral è un po' arretrata rispetto alle posizioni, per una squadra di tutto rispetto, e poi anche una grande partita a Sora, perdendo solo 1-0 e non meritando. Quindi direi che è una partita difficile contro una buona squadra, ma e poi perché abbiamo anche delle assenze importanti, come l'abbiamo avuti domenica, l'abbiamo avuti mercoledì e le avremo anche domenica ancora con l'Enola, però non deve essere un alibi per noi, neanche per i ragazzi, perché chi sostituirà questi altri ragazzi lo deve fare come l'ha fatto fino adesso, con tanta voglia, con tanta determinazione, capendo che insomma la scuola rosa è composta da 23-24 elementi, tutti sullo stesso piano. A proposito di rosa, ho sentito insomma la settimana scorsa altri annunci di giocatori e mi sembra di aver capito dall'addetto stampa, dall'addetto alla comunicazione, che c'è stata la conferma del transfer per l'ultimo giocatore, appunto, Vitolo. Sì, era, aspettavamo. E quindi oggi c'è stata insomma la conferma del transfer, quindi Vitolo sarà disponibile già da domenica, un giocatore importante dove noi puntiamo molto, un giocatore duttile dal centrocampo in avanti, quindi può fare la mezzala, può fare il regista, può fare anche la seconda punta, quindi un giocatore molto duttile, di grande qualità anche lui. E le defezioni in questo momento non ce l'abbiamo nel centrocampo in avanti, ma ce l'abbiamo soprattutto dietro, dove l'assenza contemporanea di Mirabet e di Bosco, che era l'alternativa nella difesa centrale, nei difensori centrali, ci sta, diciamo, sicuramente creando qualche problema di esperienza, non perché Barrero e Popolla non lo stanno facendo bene, però sono sempre due giovani che magari con un esperto a fianco possano avere più sicurezza. Però ripeto, adesso questi giorni ci alleneremo anche su questi aspetti, puntando molto su quello che la rosa, che è molto, molto folta, e chi entra in campo domenica ci abbiamo solo il risultato, che è quello della vittoria. Ultimo pensiero su squadre del circondario: domenica, oltre appunto a Gaeta Lenolo, c'è anche Itri, Mista Città di Gaeta, l'Itri che sembrava non voler fare le cose tranquillamente, invece si trova lì sopra, quindi brava anche a vincere in Coppa Italia e cose varie, no? Ma io sicuramente l'Itri sta facendo un ottimo campionato, però se vado ad analizzare il cammino, diciamo che delle squadre che in questo momento, diciamo nelle prime sei squadre in questo momento che stiamo insomma pedalando, ha giocato contro di noi pareggiando in casa e contro il Cassino perdendo in casa, poi mi sembra che deve incontrare quasi tutte, compreso la Mistral, in questo momento rivede ritardo, ma la reputa è anche una squadra importante. Sicuramente aver vinto da Latri in un campo difficile ha dato ancora maggiore autostima a tutto il gruppo, però ripeto, ecco, deve incontrare Sora, deve incontrare Monte San Giovanni Campano, deve incontrare domenica la Mistral, comunque deve incontrare il Monte San Biagio, ecco, voglio dire, i punti li ha fatti, ma li ha fatti anche con squadre in questo momento rispecchio nel centro bassa classifica, tra le prime, diciamo, deve ancora incontrarsi. Io ripeto che è una squadra comunque che ci sta e ci può stare fino alla fine, perché è formata da giocatori esperti e da giovani di valore, e quindi ritengo che sarà una delle nostre concorrenti per la vittoria finale. D'accordo, allora appuntamento a domenica, speriamo insomma che sia prima di tutto una bella gara e poi chiaramente vinca la migliore in campo. Chiaramente voi sperate per il Gaeta, ma insomma è meglio insomma per far divertire il pubblico di casa e vincere, no? Noi, questo è il nostro spirito, quello di giocarci le partite a viso aperto con tutti e con tutti. Ci auguriamo che anche gli avversari facciano lo stesso, perché anche mercoledì abbiamo incontrato una buona squadra, ma che alla fine ha fatto lo stesso che ha fatto il Pontine, che hanno fatto il Sora, che hanno fatto tutte le altre squadre, quella di aspettarci negli ultimi 40 metri cercando di ripartire in contropiede. È una tattica che giustamente contro una squadra di grande qualità è giusto che lo facciano, però ripeto, speriamo che insomma che l'Enola venga qui non avendo niente da perdere, cercando di giocarsi la partita alla pari come
come giusto che sia, per far divertire il pubblico, dico sempre io, ci vogliono due squadre che giocano a calcio e non una che si difende e una che gioca. Quindi ci auguriamo che anche l'Enola viene a Gaeta per giocarsi la partita come lo faremo noi. D'accordo, in bocca al lupo. Crepi.